la parola a Vincenzo Giocciarelli, che ci leggerà un passo che descrive il periodo trascorso a Banchi. Non era proprio facile rapportarsi alla cultura locale. In uno dei suoi tanti voli all'interno dell'impero centroafricano, il comandante Quaglia un giorno fu protagonista di un atterraggio in un villaggio dove gli fu offerto per pranzo carne di scimmia e poi di dormire con una moglie del capo. Per lavarsi le mani, racconta, gli fu offerta una bacinella di acqua già utilizzata da tutti i commensali in modo poco raccomandabile. Nella radura, nei pressi del villaggio, dopo l'atterraggio, il comandante aveva avvistato un pericoloso rinoceronte, che però per fortuna non caricò il velivolo, ma attraversò il campo scomparendo tra la vegetazione. In ogni caso, malgrado le condizioni non sempre propizie dei suoi voli, non ebbe mai incidenti nel corso dell'avventura centroafricana. Era tenuto in grande considerazione dalle autorità locali, che poco prima della sua partenza gli offrirono addirittura di organizzare e dirigere la nascente linea aerea della nazione centrafricana. In cambio era pronto un assegno in bianco sul quale avrebbe potuto scrivere qualsiasi compenso. Ma gli mancava la famiglia e quindi rinunciò e rientrò in Italia. Rinunciò, ma lo capì solo molto dopo, ad una cifra che molto probabilmente avrebbe cambiato il corso della sua vita. Esistenza che probabilmente però sarebbe dovuta andare decisamente in un'altra direzione. La vita centrafricana non era davvero facile. Alla fine del 1978 avvenne la prima rivolta della popolazione locale che fu duramente repressa. L'atmosfera era talmente agitata che l'ambasciatore italiano rientrò in Italia all'inizio del 1979 con la famiglia. La sede diplomatica italiana fu affidata provvisoriamente al nunzio apostolico, che suggerì al Ministero degli Esteri di nominare Quaglia console onorario. Il Ministero accettò la richiesta, ma il comandante, troppo preso giorno e notte con la squadriglia imperiale centrafricana, rifiutò l'importante incarico, che fu poi affidato alla moglie del professor Carlo Rossetti, Gelso Rossetti, rappresentante allora in Centro Africa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda la nascente compagnia aerea centrafricana, Quaglia propose per questo importante incarico un suo ottimo allievo, il migliore che gli fosse capitato da quelle parti, il sergente Patrick Dakamanju, sveglio e capace. Però sussisteva un problema: era il più basso di grado e il comandante si rese conto in seguito che per avere dei colloqui con Bokassa bisognava essere almeno dei generali. Non importava poi se avrebbero fatto cadere gli aerei.